Ora il bollettino giornaliero sulla diffusione del Covid in Abruzzo. I nuovi dati confermano un graduale miglioramento di tutti i parametri, ma per il dettaglio abbiamo in collegamento da Pescara Antonella Micolitti, che saluto. Buonasera Antonella. Buonasera Paolo, buonasera ai telespettatori del TG8. Hai detto bene, i dati lasciano ben sperare, speriamo che questo trend possa proseguire. D'altronde anche ieri il presidente Marsiglio ce lo aveva confermato, ci ha detto che da 5 settimane la nostra regione avrebbe potuto essere in zona gialla. Calano i casi di positività nella provincia dell'Aquila e nella Marsica, che era la zona più preoccupante, e la metà dei 40 comuni abruzzesi che erano in zona rossa, ora non lo sono più perché ne sono usciti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio i dati forniti dall'assessorato regionale alla sanità di oggi, sabato 17 aprile. In Abruzzo si registrano 180 nuovi positivi di età compresa tra 4 mesi e 96 anni, 59 in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 54 Chieti, 22 Pescara, 43 Teramo. Sono stati eseguiti 4.858 tamponi molecolari e 1.539 test antigenici. Purtroppo ancora troppi i pazienti deceduti, 14, di cui 6 risalenti ai giorni scorsi. Sono 189 i guariti in più rispetto a ieri, per un totale di 56.296 dall'inizio dell'emergenza ad oggi, 9.871 gli attualmente positivi in Abruzzo. Andiamo a vedere la pressione sugli ospedali: 515 ricoverati in area medica con uno meno 10, 54 ricoverati in terapia intensiva meno 3, 9.302 persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL, e scende anche il tasso di positività. Dunque, come hai detto tu, è un trend, è una linea che lascia ben sperare, ma mai abbassare la guardia, perché ormai lo conosciamo il Covid, essere un virus davvero subdolo, tutto questo aspettando la stagione estiva. Non so Paolo se hai qualche curiosità o qualche domanda da pormi. Sì Antonella, una curiosità, visto che ti trovi molto vicina al mare, volevo chiederti se c'è gente intanto che passeggia sul lungomare o addirittura è anche in spiaggia. Siamo alla nave di Cascella, in pieno centro a Pescara. Sì, la cosa particolare è che c'è gente sia lungo il corso, sia qui nello spiazzo della nave di Cascella, e sia anche sulla spiaggia, quasi si volesse, come dire, prendere aria di mare, respirare aria di mare, nonostante che si indossi la mascherina, perché ricordiamolo, per legge la mascherina deve essere indossata anche all'aperto. E ci sono delle persone in spiaggia che ne approfittano per passeggiare, nonostante il clima non sia proprio primaverile, ma fa abbastanza fresco. Dobbiamo dire che poi i controlli delle forze dell'ordine ci sono per evitare assembramenti e per verificare che si indossi correttamente, lo ribadiamo, correttamente e tutti la mascherina, che è un presidio importante per, come dire, contrastare il Covid. Bene Paolo, per il momento è tutto, io ti lascerei proseguire il TG visto che gli argomenti sono tanti. Non mi resta che augurare una buona domenica ai telespettatori del TG8 e una buona domenica a te.